dici che sta o fai tutto? Qual è? Non è sbrocato fuori, eh? Eccolo qua. Articolo dell'Arena pubblicato il 22 dicembre del 2011. Ci sei te che parli? Sì, te lo spiego. Te lo spiego prima. Ma qua non parli niente, cioè qua non ha prodotto niente. Ma che tu non posso fare un chiosco di bar? Si vede la relazione che ti capisci tutto. Sì, ho capito, dai, sempre colpa denaro. Ah, voglio solo dirti, Flavio, mi dici chiuso, non avete fatto nulla. Perché, come ti ripeto, un comune virtuoso ha super l'80% di raccolta differenziata, noi non superiamo. Almeno un miliardo fotovoltaico. Ho fatto 10 incontri, perlomeno lo sforzo l'abbiamo fatto. Questo poi è. Allora, io ti ho lasciato finire. Dai, ti ho lasciato finire. Ma non si l'ho fatto, dai. Ma cosa fatto? Ho fatto 10 incontri serali, poi si è venuto a tempo. Sì, uno sì, sono venuto anch'io, certo. Ho fatto 10. Va bene. Siete talmente virtuosi che non c'è nemmeno un pannello fotovoltaico su nessun edificio pubblico, giusto o no? Giusto. Bene. Ok? E io aspetto ancora la mozione di Salviamo il paesaggio per fare il punto su quanti edifici sono spinti, vuoti, abusivi e tutta una serie di situazioni. Io non so se l'avete letta la mozione che sta del fatto che mi sembra, ma la vado a memoria, dovrei averla protocollata intorno a marzo, credo. No, non c'è nessuna mozione, no. Va bene, è lo stesso. Nessun problema. Io voto contro, va bene, ok, sindaco, non la venire. Io voto contro. Sì, ma so. Cioè, virtuosi di che? Virtuosi del risorso probabilmente. Ma sì. Rifiuto deve avere la mia mozione, non è risolto. Ma io faccio quello che voglio, tu non mi devi dire cosa devo fare. Perché dite sempre? Perché? Perché è inutile che continui a menare con il discorso dei miei. Ma sì, la sapranno, ok, allora parla a te. Ha ragione Falco, qua è un consiglio a senso unico, qua non si parla di niente, se non. Cioè, il problema. Va bene, ragazzi, no, vabbè, ma mi stai. Ma sì, va bene, va bene. Fai inaugurazione, fai inaugurazione delle tapparelle, e dopo che gli utenti ti calano mia buona e a scuola, ma basta, sindaco, ma che cosa stai dando le tapparelle di mamma, ma basta. Mi piace sentire quando il discorso su Facebook, no? mi piace. Attento a mettermi in arena, devo guardarsi sulle piratie un caso. Come tra l'altro fare i cattivi. Ma un consiglio per fare la destina. Fa veramente pena, andare a sentire il discorso, cioè il discorso di male, vedo, perché mi piace, non mi piace, mi fa abbastanza semplicistico. Comunque, confermo un po' quello che ha detto anche Simone. Qua si tratta, secondo il nostro gruppo, di una normale gestione amministrativa e una normale manutenzione del territorio. Prendiamo atto che non ci sono debiti fuori bilancio. Vorrei capire, invece questa è una domanda che vi faccio, dove c'è un punto che dice considerato che si prevede di colmare l'attuale differenza tra il risultato e l'obiettivo tramite adeguate riscossioni sul titolo 4 dell'entrata da incassare entro la fine dell'anno. Vorrei capire un attimo quali sono queste entità sul titolo 4. Dico normale gestione amministrativa e manutenzione del territorio, perché qua non si parla. Mi piace Flavio quando interviene perché lui sente il preambolo di la metà del discorso fa sempre riferimento al passato, cioè cosa ha fatto l'amministrazione di ieri, cosa ha fatto, cosa non ha fatto l'amministrazione Falco, però sta di male, fatto qui, perlomeno hai detto cosa hai fatto tu, praticamente manutenzione dei caldaie. Perché mi ha fatto un po' che mi ha cantato? Poco che ha fatto. Ma l'altro, in un anno e mezzo, ha fatto una rotatoria. Le stavolte fanno una rotatoria. Perché ho detto su cammino? Sì, ho detto su cammino. Per sbagliare. Sulla rotatoria, sì, no? Sulla rotatoria, non ha detto niente. Perché non ha detto niente.
che però l'ha fatta. Dopo quanto tempo mi dicono che hai fatto la rotatoria? Dopo due mesi, no, un anno. Allora, su quello che hai fatto tu, quando vai sempre a riparare il passato, quello che ha fatto, di quello che ha fatto un'amministrazione, o di quello che ha fatto un'altra, o sul rientro del patto di stabilità, si sa benissimo perché si deve entrare nel patto di stabilità. Ma non era normale questa, ci sono arrivati di sorta allo Stato. E in più di qualche studio di male abbiamo visto, dopo se si va e si entra in stesso. Quindi, quando parli sempre degli altri, vorrei capire anche cosa avete fatto voi, o cosa avete fatto chi? Niente, niente, la verità. Allora andiamo a leggere cosa avete fatto. Cioè, opere, interventi strutturali, interventi sul territorio, opere sulle opere triennali, se parla del discorso dell'acqua, che è zero. Sulle opere triennali, ma insomma, ci sono diversi esempi di frazioni a lugar che va sotto acqua. Giusto? Bon, sì, ma gli interventi che dovrebbero essere gli interventi... No, sono da vela qua, quando c'erano gli amministratori. E secondo noi, come si può dire, le opere triennali stralciate completamente questo discorso, è una grossa palanca. Ma che cosa ne sono io su questo? Sì, quelli che dire questi qua, questi interventi qua, stiamo parlando di interventi strutturali, interventi che può costare anche 500, 600, 700 mila euro. Eh sì, bravo, sì. E spenderesti tutti per suonare il fatto per fare questo? Ma ti sto dicendo che sulle opere strutturali non è previsto. No. Per quanto riguarda le opere idrauliche, opere idrauliche di gestione del territorio, non avete fatto niente, dipendete sì.
finanziamento che è stato richiesto. Sul discorso del cimitero poi c'è un altro contributo, mi sembra, per quanto riguarda la situazione di Villa Raimondi. Ho fatto un cappello e poi una relazione, l'ho detto prima, dopo non lo so, quindi sul cimitero siamo in laboratorio e sul Villa Raimondi stiamo portando avanti il discorso, vediamo se riusciamo a realizzare uno. Perché che vuol essere Biscay, che comunque è anche a sentire i lavori, una parte. Quindi la difficoltà che puoi avere è quella lì, mentre sul cimitero abbiamo solamente un problema che tutti i comuni del Veneto hanno fatto domanda, quindi abbiamo una laboratoria che è abbastanza, diciamo, vicina ad essere realizzata per fine anno, in primi dell'anno prossimo. Se tu sei in primi dell'anno prossimo, speravi rispetto a stato perché fosse... No, ma mi chiedo chiesto perché, cioè, la scadenza del graduatore, ci saranno tante... No, non è la scadenza, ho fatto la prima tranche che viene fuori anche sul sito ormai, cioè, dappertutto, e che ha dato la possibilità a centinaia di comuni di tutta la regione. E altri si rimane la seconda, eh? Cioè, è potenziale a maggio 2013, questa è un'ipotesi. Cioè, e altri mi hanno fatto la domanda, hanno presentato stesso sì, il sito, sì, siamo giunti in tempo, siamo in graduatorio, speriamo che sia solo di sufficienza, ecco. Invece per Villa Raimondi è un discorso molto diverso, perché speriamo di avere impegnati a sufficienza. Per coprire sono due finanziamenti in atto con Villa Raimondi. Poi capisco anche che, va bene, nel discorso di costruzione rossi che era una proposta che avevamo portato avanti noi, la sostituzione dei cusini del banconi, questo è una cosa molto positiva, anche perché finalmente da due trattamenti che capitavano insieme. Niente, sulla via del banconi, farei un appunto sui pali che vengono tagliati, se fosse possibile, ovviamente calati, ci sono alcuni pali della realizzazione che sono stati, quelli sporchi sono stati tolti, se fosse possibile una loro reintegrazione. Vabbè, dopo, come ho detto prima, che tutte le manutenzioni, perché la parazione caldaia è facilmente sovralettica, ma poi non so, gestione del territorio dell'ambiente, che mi sembra una cosa anche importante, ci sono serie di linee dove si parla di manutenzione del verde lo spazio dei pari. Non entro nel merito del discorso della struttura. Quindi il nostro voto è un voto contrario, in quanto riteniamo che si poteva o si può fare sicuramente meglio di tutto. Allora, alcune doverose precisazioni. Vice Sindaco Pasini ha fatto tutta una provusione, no? Si mette d'accordo perché dice che non avevamo ottenuto finanziamenti e ne state ancora sfruttando, perché comunque produrre dalla rimonte dell'8 gennaio 2008 prorogato, mi fa piacere che riusciate a prorogarlo per un altro biennio, e sostituzione di serramenti al cuore elementare è una delibera della Giunta regionale del 2009, richiesti da noi. Come del resto, insomma, probabilmente se si frequentasse, come si diceva allora, di più certe strutture del nostro paese, ad esempio la nuova mensa della scuola materna l'abbiamo realizzata noi, così come i nuovi bagni, così come le sale in fondo, così come la biblioteca che c'è la materna, così come abbiamo rinnovato i bagni della scuola materna senza fare tagli di nastro particolari o quelle del genere. E inaugurato tre volte le caserte. Caserte, abbiamo inaugurato una volta con la posa della prima pietra e dopo ne abbiamo fatto esempio. A proposito qua vi farò poi bisognerà capire perché si tira voce addirittura non si fanno più, forse si fa un parcheggio, è vero qua. Vista la necessità e l'incombenza che c'è di alloggi popolari, andare a fare un parcheggio non è forse proprio quello che
la gente si aspetta. E volevo dire, no, che anche diceva anche me, mi sento di sentire da lui, fatevi la manutenzione non le state neanche facendo, perché poi dopo il consiglio comunale della volta scorsa, il giorno dopo siete andati a tagliare l'erba sulle piazzole del ciclo pedonale di Monferrato e è stato fatto, cioè, l'amministrazione ha un'attività di impulso. Ho visto quella signora che aveva un pozzetto sfondato, che aveva messo un cartello scritto da settembre dell'anno scorso che teniamo un intervento all'amministrazione, se non che la cosa è circolata in rete in questi giorni e tempestivamente è stato ripristinato. Cioè, la chiamata risponde, ma va bene, cioè io posso capire Pasini che c'è una necessità da parte vostra di fare in qualche modo dire che state facendo qualcosa, perché la verità non sta in bocca a noi né a quelli che siamo qua dentro, perché noi siamo di qua e di là. La verità è che la gente si sta chiedendo che cosa state facendo, perché non si vede nulla. Allora io non voglio essere quello che dice che in un periodo di crisi dovete fare opere pubbliche, perché evidentemente non ci sono spazi per farlo, pur essendo andati sul giornale, bandierati tante volte, siete entrati nel patto di stabilità e che questo avrebbe fatto la panacea di ogni cosa. Non è vero, non è così, non c'è. Il principio è che non si capisce comunque in quali di settori se non andate a intervenire nelle opere pubbliche che state applicando, perché non si può dire certo che state gerendo nell'abitazione per quanto riguarda il sociale, per quanto riguarda la cultura o per quanto riguarda la programmazione, per quanto riguarda il territorio, l'ambiente, eccetera. Cioè non si vede da nessuna parte, a un anno e mezzo di distanza, quale sia l'indirizzo che questa amministrazione vuole portare avanti nell'attuazione dei programmi. Pasini, perché comunque parlare di opere che eravamo sovraccomunate quando è in minoranza, il ponte del Tatta, la statale, la circonvallazione, il polo logistico, non si vede dove state segnando la traccia del vostro agire nell'opera di amministrazione di questo paese. E come lo dico io, lo dicono tanti, seppur sommessamente, perché si capisce anche il motivo che oggi c'è difficoltà, c'è crisi. Dico bene, date un segno pesante che state intervenendo nel sociale, cioè secondo me a questo punto se volete farlo, oppure date che lo state facendo a qualche altra parte della programmazione di questo paese, nello sviluppo, dal punto di vista, non so, della possibilità di insediamenti, di agevolazioni per nuove industrie sul territorio, di nuove cose, perché è questo che in fondo oggi si chiede. Il governo in versione macro e noi in versione minima ci sta cercando tutti di puntare lì. Poi per il resto le reazioni sono talmente stremizzite perché di più non possono dire perché non si è fatto altro. Quindi senza volermi dilagare troppo su cose che ho già detto, sulla mia personale opinione, che è l'opinione di molti, io vi invito veramente a iniziare a fare qualcosa di concreto e di tangibile su questo paese, perché poi non è il problema del sindaco Mirandola o del sindaco Rossi o Verde, il problema è che in questo paese ci viviamo e che tutti ci auspichiamo e vorremmo che qualcosa a favore di visibile e di tangibile fosse fatto. Perché diversamente possiamo fare tutte le indicazioni che vogliamo, ma mi sembra che le cose da un punto di vista pratico non vadano avanti se non quanto c'era già in essere e quanto si sta gestendo. Quindi il mio parere e la mia opinione sulla mia proposta di voto su questa delibera e sul mio stato di attuazione dei programmi sarà sicuramente contraria e spero veramente che si possa discutere nelle prossime programmazioni, nelle prossime cose, qualcosa di concreto, perché le parole sono state fatte tante. Adesso Pasini, fai come ha detto un po' Montemezzi, ha ragione, continua a guardare indietro, tu puoi continuare a farlo, ma la gente poi ti valuterà come ha valutato me su quello che fai. Certo, non c'è dubbio. C'è qualcuno altro, qualche regolare? Sì, no, una cosa sulla cultura che ha detto, forse l'input. Voglio dedicare al fatto che si sta investendo fortemente sulla biblioteca, in quanto se dà una relazione qua del terzo settore, è stato aumentato di 3.000 euro lo stanziamento per l'acquisto del patrimonio librario. Quello non può significare nulla, però invece una persona che tiene la cultura può significare molto questo. E oltre al fatto che è stata ripristinata, in tutto il lato, che anche durante l'amministrazione era aperta sabato la biblioteca, quindi non è nessun problema. Poi è stata chiusa per vari motivi e adesso è stata ripristinata la persona che è sabato la biblioteca. E quindi questo è un investimento, anche questo sono culture, anche sono un investimento in denaro, un investimento però nella cultura. E dopo è stato anche dato un piccolo contributo quest'anno per l'organizzazione del Festival della Letteratura da parte dell'Associazione Logica, che anche quest'anno organizzerà per il terzo anno consecutivo il Festival della Letteratura con un piccolo finanziamento anche del Comune a supporto della loro azione culturale sul territorio e nella fattispecie del Festival della Letteratura. Quindi ci sono gli input
sulla cultura, quest'estate abbiamo organizzato la seconda edizione del Villa Blues, abbiamo siamo tornati a fare i concerti in Villa Remondi, concerti in Villa Remondi, quindi facevi un po' lo c'eri te, li facevi quando c'era Paolo Andreoli, questo è vero, però purtroppo nei momenti di crisi si è dovuto restringere anche questo campo, quest'anno siamo tornati a farlo, abbiamo anche fatto di tornare a fare alcune cose che per un certo periodo di tempo sono state sospese, anche per motivi, per carità, anche per motivi di bilancio, non è che vada a avere proposte specifiche, questo è un segnale di ricominciare un certo percorso anche dal punto di vista in questo, nel campo quello, culturale che magari si era interrotto per diversi motivi. Quindi questa è la giustificazione che si tenevo. Va bene, io volevo dire solo due rapidissime parole che mi andavano molto su due settori, su due cose. La prima sul fatto che ci si imputa a volte di guardare il futuro. Se siete attenti, noi guardiamo indietro a 360 gradi. Noi guardiamo indietro su tutte quelle cose che ci impediscono oggi di essere più bravi, cioè quelli che ci creano problemi. Se avete visto, noi difficilmente, all'interno della normale dialettica politica, andiamo ad imputare l'amministrazione Falco, pur avendo avuto un strumento di parte di stabilità consistente dal punto di vista numerico, lasciti che ci hanno lasciato in difficoltà. Abbiamo problemi da risolvere più lunga lena che ci creano problemi nell'operatività, per questo a volte vorremmo dire, no? Perché vorremmo così attribuire ad altri i problemi che sono nostri. Noi siamo qua per fare quello che possiamo fare, partiamo da una situazione data di fatto. Io devo anche dire che, come qualcuno dicono, anche a noi qualcuno dice che tutto sommato il rapporto con la popolazione di locale sono soddisfacenti. Non siamo scontenti di questa prima verifica, indubbiamente potremmo fare di più, probabilmente potremmo avere dei riferimenti più importanti, anche per quanto riguarda, come viene citato, i rapporti intercomunali e operazioni di largo respiro, noi siamo sufficientemente contenti. Io credo che questo comune oggi goda, avrà avuto anche passato il momento della mia goda di un buon prestigio all'interno della comunità dei comuni del Basso Veronese, che stiamo andando rapidamente ad alcune forme di consorziamento con altri comuni che porteranno, io spero, delle soddisfazioni. Sulla Lagana Mare stiamo lavorando attivamente, sull'ospedale stiamo lavorando attivamente con tutta una serie di questioni che spero portino un po' a risultati concreti. È chiaro poi che oggi molte volte anche sulla gestione normale si confina con la normale amministrazione. Io devo dire che in un momento di grande crisi come quella che è adesso, il fatto di avere raggiunto un buon equilibrio finanziario, di aver ricostituito i fondi, di aver ricostituito le scorte, di ricominciare a muoverci, sia già un fatto per noi positivo, per altri non sarà magari non positivo, ma per noi in questo momento è positivo, come il fatto di mantenere buona parte dei servizi, in alcuni casi anche migliorarli gestionalmente, per noi è oggi un buon risultato positivo. È chiaro, molte cose non ci convincono, io sono anche d'accordo con Falco quando ha detto che probabilmente alcune questioni di impostazione sui triennali, sulle opere andranno riviste, in termini di maggiore manutenzione ancora e maggiore possibilità di applicazione di quello che abbiamo, senza poi volare troppo in alto, anche se a volte io credo avere degli obiettivi che non siano solo quelli immediati può anche servire. Però io sono anche abbastanza d'accordo che una revisione su queste cose possa essere fatta. Quindi ripeto, noi siamo sufficientemente soddisfatti di quello che facciamo, non lo siamo su quello che potremo fare ancora, quindi speriamo di riuscire ad andare avanti. Speriamo di riuscire, io dico anche un'altra cosa, perché a volte anche i rapporti tra gruppi consigliari sono tesi, ma sono tesi nei limiti in cui vogliamo farli tendere. Quindi io credo che se ci siano, ci saranno delle dimostrazioni anche da parte nostra, a volte siamo anche noi intransigenti, credo, maggiori tranquillità, credo che si possa anche operare, come diceva qualche consigliere, esclusivamente per il bene del paese. Quindi da questo punto di vista, ripeto, se questa amministrazione a volte sbaglia, al di là della
situazione